Buongiorno, brutta come la fame nel mondo, nuovo vlog. If you get to hear me now. Buongiorno, nuovo vlog, forse l'ultimo, diciamo, prima della partenza per le ferie. Oggi è sabato, io lunedì parto. Girerò tantissimi video, tantissimi vlog, ma purtroppo non avrò la connessione, non mi sono organizzata, mi ero ripromessa di organizzarmi, portarmi la chiavetta, ma diventa un po' impensabile doversi portare il computer, dover editare i video. Voi direte, sai che fatica. Sì, effettivamente è una cosa che mi piace fare, ma almeno in vacanza, insomma, cerco di evitare. Ultimo vlog, quindi prima della partenza, come qualcuna di voi ha visto dal mio mini video girato sul Titanic, a parte la crescita, devo farmi anche la tinta domani, ma girato sul Titanic, in cui vi faccio vedere che è arrivato il camper, quindi andremo via con il camper. Ci stiamo organizzando perché avere un camper è come avere una seconda casa, quindi tutto quello che è necessario per vivere in una casa è necessario anche in un camper. Io non ho neanche le sopracciglia oggi, cioè proprio così mi faccio vedere allo schifo più totale. Ho una casa che fa pena perché comunque tra lavatrici, cose che sto sistemando, non ho tempo di fare un tubo. Giri per mia madre, insomma, cose che comunque devo sistemare prima di partire necessariamente. Volevo farvi vedere un paio di cose che ho comprato. Proprio sono appena tornata da una mezz'oretta. Ovviamente c'è un caldo esagerato. Mi sono fatta un bagno in piscina di 5 minuti per rinfrescarmi perché morivo di caldo. E volevo farvi vedere un paio di cose che ho comprato sempre per la partenza, e poi vi voglio dire anche un paio di cose che vi dirò, insomma, dopo. Intanto è arrivato mio marito, dopo vi devo dire una cosa proprio riguardo mio marito. Allora, ho preso qua, vabbè, là c'è la sporta con le cose da portare nel camper. Ciao Claudio. Ho preso questo phon, in teoria ero partita compro un phon da viaggio. Poi alla fine costavano più i phon da viaggio che i phon normali. Ho preso questo dalla Babyliss, che era in offerta a 17 euro. L'ho preso perché, vabbè, è leggerino, maneggevole. Comunque ha sia l'affarino per fare i capelli mossi che il beccuccio per fare i capelli lisci, ma mi importa poco. L'ho preso perché comunque in casa io voglio tenere un phon di scorta. Comunque questo sarà quello che porterò con me sul camper, ma voglio tenere un phon di scorta perché è quello che ho io. Se qualcuna mi segue e ha visto quel video in cui magari ne ho accennato, io ho un phon che ha più di 30 anni, quindi prima o poi mi abbandonerà, credo, e il mio incubo peggiore è quello di restare tipo con i capelli bagnati un giorno, perché io sì, li asciugo anche d'estate, altrimenti mi piglia la cervicale, e quindi così è. Il phon è questo qui, adesso lo apriamo. Io l'avevo già aperto, potevo aprirlo prima, ma che gusto c'è se non faccio casino? Nessuno. Vedete, è abbastanza piccolino e abbastanza maneggevole, è proprio leggerino. Non sarà di un chissà quale qualità, però insomma, intanto due velocità, aria fredda, aria calda. Questo per me è più che sufficiente. Lo tengo qui perché domani mi faccio, vi dicevo, mi devo fare la tinta, quindi anche lavarmi i capelli. E voglio provarlo subito, insomma, a vedere se merita. Ho poi preso, sono stata da Natura, sì, perché praticamente io quando parto per il mare mi devo organizzare per quanto riguarda la cura dei capelli, altrimenti quando torno mi devo rasare a zero. Ho provato quest'anno a prendere l'olio in pacco d'olio protettivo, un fattore di protezione 6, quindi non tantissimo alto, però insomma già qualcosa è. Nutriente antisecco, antinodi, spray. Io devo assolutamente proteggere i miei capelli e tenerli sempre molto molto idratati quando vado al mare, perché l'acqua del mare, l'aria del mare me li seccano in un modo esagerato. Io quindi, se voglio evitare di tagliarli tanto quando torno, insomma, sono anche molto schiariti nelle punte, quindi. Poi ho preso questo sempre di Elan, sempre nella stessa linea, Monoid Tahiti, che è la maschera dopo sole, rigenerante nutriente, trattamento salva colore. Vabbè, vabbè, una normalissima maschera fatta così, sembra molto molto bella intensa. Voglio provarla anche domani per vedere se comunque fa per me, nel senso che non sia troppo troppo esagerata.
in modo tale insomma che lascio a casa l'altra che vi avevo fatto vedere. Tutto qui, tutto qui. Noi siamo alle grandi partenze, alle grandi manovre. Com'era quel film, la professoressa alle grandi manovre? Qual era? C'è Martino, sì. Adesso mi metto qui vicino a Martino così chiacchieriamo con lui perché vi devo parlare proprio di lui. Okay. Vi devo parlare di Martino. Martino. Ciao nudo. A tutti. Ciao a tutti. Martina. Martina, sei pronta per la partenza? Ignara. L'abbiamo portata sul campo l'altra sera, era un po' spaesata, però si abituerà, amore. Allora, il tour del camper ve lo farò più avanti, forse durante la vacanza, quindi lo vedrete a fine agosto, questi capelli non mi posso vedere quando torneremo, ma se volete vedere già qualcosa vi segnalo uno che è entrato nel mio camper. Qualcuno di voi se ne è già accorto? Rosa, Rosa Lanati, ciao Rosa, mando un bacione perché mi segui sempre con tanto affetto e ora segui pure mio marito. Io sotto vi linko un canale che è il canale di mio marito. Mio marito ha aperto un canale YouTube, mi hanno rubato il mestiere. E non sono fotogenico come mi stenerelli. È fotoigienico? No, non sono fotoigienico. Fotoigienico. Vabbè, diventerai fotoigienico. Secondo te sono fotogenici? Guarda qui, che brutta roba da vedere. Vabbè, ha aperto un canale YouTube, si chiama un camperista per caso, non un camperista per caso. Vi linko il suo canale qui sotto se avete voglia di seguirlo, secondo me ne vedrete delle belle. Ovviamente vedrete anche me in qualche video, iscrivetevi numerose e basta. Comunque lì c'è un tour fatto malissimo, cioè proprio, no scherzo, vi fa vedere un po' più cose tecniche lui, io vi farò vedere gli angolini di arredamento del camper quando vi farò vedere, sarà un tour diverso comunque, mamma mia. Noiosissimo. Cosa? Mio. No, non è noiosissimo, cosa devi far vedere in un camper? Cos'altro vi volevo dire? Sì, volevo dire queste cose, vi volevo chiedere un po' scusa anche perché comunque, un po' scusa perché negli ultimi giorni, a parte aver caricato pochi video, ho proprio risposto quasi a nessun commento, neanche un cuoricino, niente di niente, sono proprio presissima, perché mi guardi? Mi stai mettendo ansia? Sto ascoltando. Presissima da parte il caldo eccetera eccetera, comunque giri su giri giretti, ricordarmi tutto quello che devo portare perché ripeto non è andare via in camper come fare una normale vacanza in un appartamento o in un albergo, bisogna portarsi questo RID, portarsi tutto, essere organizzati eccetera eccetera. Sì, continuo. Beh, io boh. Marta, ma papà mi molesta, mi dà fastidio. E basta. A dopo. Sarà veramente in dicembre. Ah, ci devi levare quei cosi però. Abbiamo deciso di fare una passeggiata in camper. Sempre più brutta. Ho anche cucinato, quindi mi sono accaldata e ora ci facciamo un giro in camper per rinfrescarci. Niente, autolavaggio camper trovato chiuso. Il camper deve rimanere sporco, amore, mi dispiace. Non è presentabile. E cercano un altro.
siamo riusciti a trovare l'autolavaggio cui l'ho scoperto sopra per lavare il camperellino. No, no, bene, bene. No, non so che tipo di problema abbia mio marito, ma è sperduto stamattina. Stamattina, stasera. Qui c'è, faccio vedere un po' di campagna emiliana, tanto amata da me e tanto odiata. Mio marito che parla con mia suocera, perché adesso siamo anche migliorati, ma prima un caldo terribile. Adesso si sta un pochino meglio però, adesso lo spettacolo è lui, perché non capisce quello che sta facendo. Da quando se ne va, mi lascia qui, gli abbandoni. Facendo. Che disagio. Come no, si applica la rogna. Ma come si diverte, ma è incredibile. Allora, camperuccio lavato, ma il mio amore ce l'ha fatta. È colata la rogna, ha detto. Vabbè. È un po' maniaco lui per queste cose, ma va bene. Come ti è permesso? No. E adesso prendiamo la mia macchina, entriamo dal cancello e... mamma mia. E così cominciamo a caricare un po' di roba. Aspetta. Sono così non perché sono sudata, ma mi sono data l'acqua termale perché stavo per morire. Abbiamo finito, no? Ma comunque abbiamo caricato diverse cose. Come vi dicevo prima, con un camper purtroppo è così, nel senso che all'inizio bisogna caricare tutto quello che serve per passarci la vita dentro. Durante le vacanze io sono spruzzata un po' d'acqua termale perché stavo morendo di caldo e... qui fa ancora un caldo terribile, cioè non so, la pianura padana è una specie di triangolo delle Bermuda al contrario, cioè piove dappertutto qui mai. Tra un pochino faremo un bagno in piscina perché siamo veramente distrutti. Non vi inquadro mio marito perché è seminudo e ha perso anche l'uso della parola perché si è stancato e sta guardando la partita, cos'è? Real Madrid Milan 1-1, palla al centro. E niente, vi dicevo, questo diciamo è l'ultimo vlog prima della partenza. Io continuerò a girare, quindi mi sembrerà di continuare a stare con voi. In realtà non sarà così perché non pubblicherò video fino al mio ritorno, poi però insomma vedrete un po' tutto insieme. Io ho le occhiaie fin sotto i piedi perché veramente arriverà dicembre. Basta, vi invito comunque a guardare l'Infobox perché c'è il canale di uno youtuber meraviglioso, un camperista per caso, il signor Claudio. Vi auguro buone vacanze, siete in vacanza, se ci andrete, se non ci andrete, buon riposo comunque. Io sono quasi pronta a partire insieme alla nostra Marta e a farvi tante bellissime riprese, spero. Buonanotte e un bacione come sempre. Ciao ciao!